Belli e brutti come state? State bene? Oggi andiamo in piscina, sono già bagnato, però mi sono bagnato perché fa un caldo incredibile e sto in giro con lo scooterino, sono in viaggio per Paolo e poi vado con Paolo e Edward, l'olandese, uno che è veramente anche un tipo molto molto in gamba, che parla perfettamente Thai. Andiamo in piscina. Ci andiamo un po' a divertire. Mia moglie ha lasciato la delibera per che io possa andare a giocare con i bambini. Paolo è andato. No, comunque sono molto felice. Bene, allora dai, andiamo. Su. Eccomi, arrivato nel castello di Pablo Escobar dell'Isan. Bello, guarda che palazzone. Dopo andiamo. Intanto i suoi sistemi di sicurezza funzionano bene. Mi sta strisciando le gambe questo gatto. Com'è che si chiama? Silver. 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 Oh, Silver. Poi c'è Happy, non so dove è andato. Ah, qua c'è un altro. È diventata grande lei, eh? Bene, ciao. E ciao. Happy, vieni qua, saluta. Di ciao, Happy. Ciao. Ecco, bravo. Bel cane quello, ovviamente. Happy. Ecco. Oh, l'altro giorno, comunque per cambiare un po' tema, è morto uno che si conosce abbastanza bene qui in Thailandia, che in un incidente stradale, auto, non si sa bene cosa le è successo, se ha avuto un malore o cosa. Comunque, a 74 anni, è andato a sbattere contro un muro da solo. Lui era un fondatore di un giornale qui in Thailandia, abbastanza conosciuto. E niente, ora tutta la stampa è in lutto, diciamo, qui in Thailandia per questo signore che tragicamente è deceduto in un incidente stradale autocreato, forse, almeno così hanno scritto. Loro si fanno il bagnetto, eh? Il mio lo odia l'acqua. No, anzi, i blacky no, blacky anche. Gli piace fare il bagnetto. Ecco, eccoci, piscina arrivata. Andiamo, andiamo. Intanto tu mettiti il costume. Ecco fatto. Poi ci sono quei tipi, sai, in piscina. Ah, questo è un vero italiano. Vedi? Dai. Poi ci sono quei tipi che entrano vestiti in piscina, sai? Sono cretini quelli. Ah. Ma oddio, oddio. Come? Oddio, oddio. Spostati, che arrivo. Uno, ma è profonda qui. Ah. Vado? Ego? Sì, YouTube, YouTube. sì. Number one. One. Two. Two. One, two. Three. Four. E facciamo anche five. Uno, due, tre. Ecco. Vedi, così si fa. Ecco, fanculo. Tu hai già digerito? Io devo fare. Mi metto salto là nell'angolo se non ti dispiace. L'hai fonda? Sì, lì in fondo vado salto. È fonda. Ah, è fonda? Se viene un colpo Ok, ci andiamo. rimani.
andiamo a legna allora, dai. Non ti tiro su, ti tiro su, sei qua. In un'acqua bassa ti salvo, in un'acqua alta no. Troppa fatica. Ecco. Ah, guarda, è una fatica, guarda. Ve lo sconsiglio assolutamente venire in Thailandia, perché guarda, la vita qui non è veramente divertente. Che bellezza. Oh, mi vuoi raccontare un po' del tuo viaggio? No, no. No, questo è molto... No. Sono timido. Sì, lui solo è timido. Solo l'amore mi dà coraggio. Sì, giusto. Quindi se, quando ti trasformerai in Barbara? In Barbara, ecco. Forse. Allora sì. Che bellezza. Comunque tu cosa pensi? Cosa viene a costare fare una piscina di questo genere? Tu pensi che 3 milioni ce la fai? Sì, l'avanzano. Sì? Il tedesco ha speso 1 milione di baht e la metà. No, ma dico proprio una piscina così, beh, come no, l'ha fatto lui. Forse devo un po' di più. 4, 5 milioni. C'è anche campi dietro, campi da calcetto, da tennis. Ciao. Da qualcosa. Calcetto? Devi dire viva Nico! No. Viva! Put, put! Viva Nico! Ok. Put, put! Put! Put? Viva! Viva Nico! Big life to Nico! Viva Nico! Viva Nico! Ecco! Falan Nico! Falan in Nico! Mi Falan! Youtuber! Nico Youtuber! Oh, Youtuber! Ciao Malay! Nico Zilla! Nico Zilla! Ecco! You know Godzilla? Godzilla! Godzilla! Nico Zilla! Nico Zilla! Allora siamo rimasti 5 milioni più o meno, forse 4. Allora 5 milioni, 4, investimento 4. Chiedi 60 baht. Ho fatto già il calcolo, hai bisogno di 240 anni per ammortizzare questo investimento. E io dovevo fare la piscina a casa, ma non ci penso neanche. No, no, veramente hai bisogno veramente, forse non so, 40 persone al giorno non ti abbassano? No, 40 secondo me basta. Dici? Se fosse tutti i giorni sì. Fai 6x4, 24, 2004. Non fare calcoli, che l'altro calcolo che hai fatto. cosa fa allora? Dai, dimmi. No, quando hai detto 40. 40 per 60. 6, 12, 18, 24, 2400. Giusto. Al giorno sono pochi in effetti, non sono mica tanti. Lo fai per 30 perché deve essere ogni giorno. Esatto. Sono 60 per 72.000 baht al mese. Poi fai 12 120.000 perché tanto non sei pieno tutti i giorni. Allora ci vuole 4, 6-7 anni. Sì. Ma non ci sono 40 persone. No, appunto, questo è il problema. Non ci sono neanche quando è sabato. C'è crisi, Poi hanno fatto, qua è un buco di paese, hanno fatto due piscine. Anche. Ce n'è anche un'altra più grande. E questo è il punto però che ho notato in Thailandia. Quando uno apre qualcosa, sì, tipo questo. Te ne aprono uno di fronte. Sì, te lo aprono proprio di fronte un altro. Esatto. Ci copiano subito. C'è proprio la concorrenza spietata. Per esempio io ho aperto un bistrò, sai, e li avevano già aperti prima loro. Te gliel'hai aperto in faccia. Io gliel'ho aperto in faccia loro. No, comunque non so se è vero. Vabbè, 6-7 anni e dopo inizi a guadagnare soldi. Però devi avere 40 persone ogni giorno. Cioè, per questo vi dico, hai bisogno minimo 15-20 anni per ammortizzare questa struttura. Esatto. E fino ai 15-20 anni la devi rifare. Perché non ti tieni mica 15-20 anni. Anzi, questa l'hanno già ritoccata. Dalla prima volta che sono venuto una decina d'anni fa, hanno già fatto qualcosa. Intanto ha cambiato di proprietà. E da proprietà forse ne capivo un po' di più quando ha visto che non ci stava trippa per gatti, l'ha venduta. Ha fatto forse anche bene, Sì, sicuro. Ma non so, per me sarebbe un rischio abbastanza alto. È difficile fare business in Thailandia, non è semplice, perché la cultura qui è un po' strana, diciamo così, che è un po' strana. Non è semplice. Io capisco tanti ristoranti, che appunto gastronomia,
devono veramente lottare. Non è semplice. Non è semplice. In Isan soprattutto. Se vai a Bangkok. Forse ancora peggio. Ma a Bangkok devi fare una perché roba c'è una di concorrenza. Se fai una roba di livello alto, secondo me la vuoi. Ah sì, se fai alto livello, sì. Ma anche qui se lo fai alto livello. Ma qua chi c'è però? Non hai clienti. No, ci sono anche gente che ha. Ma il problema. Allora, le persone che hanno gente soldi c'è. Ma il problema sono. Questo è il problema, perciò. Poi dite che non vi racconto delle cose intelligenti nel mio canale. Ecco, ve lo raccontate. Ecco, andiamo a tirarci una, va? Andiamo al Caffè Cocaine. Vediamo com'è. Thank you. Com'è? Che bella macchinetta che hanno. Wow. E con questo è tutto dal caldissimo Isan, mamma come sono rosso dalla piscina. Noi ci vediamo nel prossimo video, va bene? Grazie mille. Ciao.